tanti auguri di un buon anno, un buon 2014 e speriamo che, come si dice, in bocca al lupo e che tutte le cose vadano bene. Bene, allora sempre Gorizia TV vi fa gli auguri di un buon anno a tutti e adesso andiamo immediatamente con il Capodanno di Gorizia. Buon anno da GoriziaTV.it, potete andare anche nel sito, potete vedere la TV quanto cavolo volete, cari amici, tutte le ore, di sera, di notte, come adesso, guardate qua, che ora è? Sono le 6 e 11 minuti, cari amici. Io ci ho lavorato veramente tantissimo, ecco questo bellissimo complesso che ha suonato veramente alla grande ed ecco qua il Capodanno di Gorizia. Siamo a Gorizia, cari amici, ed eccolo qua il piccinin, guardate il piccinin che balla tranquillamente, loro sono delle robe, sono innocenti, cose veramente favolose. Bene, allora spero c'era veramente tantissima gente, eccolo qua, lui ti guarda, e c'era veramente una marea di gente, capite? Eccolo qua, il piccinino, guarda come che balla. Bene, allora salutiamo tutta la gente, tutti gli amici di Gorizia TV, ce n'era veramente una massa, non ho mai visto tantissima gente come quest'anno. Come dicono, soldi non ce ne sono e si fa la festa, si fa la festa a Gorizia. Salutiamo questo amico, eccolo lì. Bene, salutiamo queste dolcezze. Guardate cos'era. Bene, eccolo qua. Salutiamo Pino che è arrivato con la sua signora dall'Egitto, la faraona, la Cleopatra. Direttamente dall'Egitto a Gorizia, ed eccoli qua insieme. Saluto Pino e la sua signora. La signora è dell'Egitto, è arrivata direttamente per il Capodanno di Gorizia. Bene, allora andiamo avanti con questo grande complesso, ascoltiamo la musica. Bene, allora salutiamo questi amici, eccoli qua, direttamente al Capodanno di Gorizia, ecco qua, salutiamo le amiche, guardate quanta gente, quante ragazze, quante famiglie, bambini di tutti i tipi, eccolo lì nascosto con cappellino bianco, la fatina di Gorizia, salutiamo l'amico, eccolo qua. Bene, allora andiamo avanti col Capodanno di Gorizia, qua si salta, si diverte, eccola qua, somigliava, adesso non mi ricordo bene, ma somigliava a una cantante della Puglia, ma non mi viene in mente il nome. E andiamo avanti con questo discorso, guardate la gente è già tutta pronta a mandare i messaggini a tutti, allora io dico intanto tanti auguri di buon anno, un buon 2014 e speriamo che sia veramente molto bello, ci sarà da parlare di tantissime cose, cari amici, adesso attenzione perché noi dovremo parlare dell'Iris, perché l'Iris sta portando via, a parte si stanno chiudendo, eccolo qua il piccolino, stanno chiudendo. Praticamente l'acqua alle persone veramente povere, poi cosa succede? Le portano in tribunale. Ultimamente è veramente una cosa disgraziata, eh? Poi alla fine anche gente che casomai non riesce a pagare, non è come una volta con le municipalizzate. Oggigiorno io non so cosa che hanno, mandano questi creditori e se non riescono a pagare le bollette li portano in tribunale. Così uno praticamente ci muore in pieno, o al limite li portano via la casa per 300 euro. Questa è una verità, veramente vera, eh? Allora, cari amici, state, fate molta attenzione, avete sentito l'avvocato Banchieri, Guglielmo Banchieri, cosa dice, no? Bene, allora stiamo molto attenti e cerchiamo che bisogna salvaguardare le persone povere che non riescono, perché oggigiorno se non riesci a pagare vuol dire che qualche problema c'è, no? Allora tu non ti puoi portare la gente in tribunale.
far pagare tantissime cose a queste persone che non ci riescono. Ecco perché tanta gente si suicida, non ce la fa più, non c'ha sbocco, non riesce. Allora dobbiamo cercare di tutelare. Allora io dovrò intervistare anche la procuratrice Aiello, che è penso una persona veramente molto in gamba in tribunale, e poi voglio fare anche un bel saluto alla prefetto di Gorizia che se n'è andata, la signora Morrosu, che era veramente un personaggio grandioso, sempre vicino al popolo, e adesso va a Treviso. Mi dispiace veramente moltissimo per questa prefettura. Poi salutiamo anche il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, che è un personaggio, diciamo, perché non si può dare sempre le colpe al sindaco, no? Scusate, c'è anche la gente che lavora negli uffici e dormono, sono lì in queste scartoffie e non passano queste carte, non c'è niente da cosa fare, per forza che le cose vanno tutto a rilento, no? Beh, certo, con la Fornero che ti manda a 70 anni in pensione, è logico, queste povere persone sono stufe. Io dico che una persona ha diritto anche di vivere, di vivere con la famiglia, no? Non si può, uno deve lavorare fino alla fine, morire e chiuso. La sua vita è fatta è così, no? La famiglia deve, una persona deve anche godere la famiglia, godere i bambini, godere un attimo un po' tutto. Non si può mandare le persone a 70 anni in pensione, che ormai sono stanchi, 40 anni di lavoro, non capisco, 42 anni di lavoro, le donne fanno 63, lavorano a casa e più lavorano fuori, una cosa veramente da sporcizia, io dico, da sporcizia, questa è sporcizia, sono persone che non guardano la famiglia, perché questi qua non è che lavorano tutti i giorni, cari amici, non guardano le persone che sono a casa, una moglie che praticamente fa il lavoro fuori, più il lavoro all'interno, stirare, far da mangiare, dar da mangiare, portare a scuola i bambini, è una cosa veramente brutta. Allora io dico che il governo dovrebbe avvicinare un po', stare più vicino alle famiglie, questo è importante. E adesso andiamo invece con questo Capodanno di Gorizia 2014. Speriamo che sia un'annata molto buona, che i politici ci pensano un po' di più alle famiglie, alle persone deboli, e non si colpisca le persone deboli, se li porta in tribunale, se li fa pagare 3.000-4.000 euro, io non capisco come si fa, e dopo li portano via anche la casa, e questa è veramente una schifezza, no? Ci deve essere qualcuno che ti tutela, che ti difende, no? Perché è chiaro, allora tu vedi tante persone che si suicidano, perché non ce la fanno più, non riescono, non hanno uno sbocco, no? Ecco. Bene, questo parleremo più avanti, faremo dei vari interviste, varie cose, perché non è giusto. L'Iri sta uccidendo veramente le persone, io dico, Ci sono tre, le luce, c'è la luce, l'acqua, il gas, una cosa, una maniera tremenda, no? C'è la liberazione, nel senso, scusate perché sono già le 6:27, e alla fine dovevamo pagare poco di meno, sia le immondizie sia tutto il resto, alla fine siamo con le mani dentro delle immondizie, siamo, no? E alla fine paghiamo il triplo di immondizie, paghiamo il triplo della luce, paghiamo il triplo del gas. Io non capisco sta roba qua, no? Alla fine dici non ci sono soldi, te credo, te ne mani tutti, allora cerchiamo di combattere, bisogna cari cittadini di svegliarsi, cari goriziani bisogna svegliarsi. Bene, allora andiamo con questa grande festa e sentiamo la musica. 10 minuti al nuovo anno, passa quello vecchio, passano tutti i problemi, Piazza Vittoria, vi chiamate Piazza Vittoria. Attenzione, adesso andiamo con l'Obama di Gorizia, il vice sindaco Roberto Sartori e con l'assessore Bellani. Ho il piacere di portare i saluti e gli auguri del nostro sindaco Ettore Romoli e di tutta la giunta, insieme a me c'è anche l'assessore commercio Arianna Bellani. Siamo soddisfatti che anche quest'anno siamo riusciti a confermare la festa in piazza. Chi si aspetta discorsi non li farò, li trovo noiosi. Voglio solo augurarvi un buon 2014 a tutti. Questa è una serata di festa che dobbiamo passare insieme con gli amici e con le persone che ci sono care. Quindi buon anno a tutti, con l'auspicio però della ripresa, di quella ne abbiamo bisogno tutti. Auguri, buon anno a tutti. Bene, salutiamo il vice sindaco ed eccolo qua col ballo, prima del countdown. Allora partiamo con l'assessore Bellan. Dunque, allora eccolo qua, vai col ballo.
detto l'Obama di Gorizia, un personaggio veramente che lavora, che si ha da fare, questo veramente c'è da dire, cari amici, ascoltate questo, vai adesso col countdown, attenzione, c'è in passaggio un'ape, perché ogni giorno si andrà in giro con l'ape oggi, occhio, attenzione, e adesso ascoltiamo lo speaker. Cominciamo a sincronizzare tutti gli orologi, Piazza Vittoria, perché avremo il countdown e lo faremo tutti quanti assieme a squarciagola, a scacciare il vecchio anno, il 2013, e ad abbracciare il nuovo 2014, dove abbiamo sentito Gorizia si impegnerà ad organizzare ancora eventi, grandi divertimenti, compulare e mostrare ancora auguri quanto è capace un'agency. Vediamo il giornalista Merva, eccolo lì, il giornalista della RAI, vai col countdown. Buon anno, buon 2014, la Gorizia è tutta la vita in Europa, tutta l'Italia è in festa, tutta l'Europa è in festa, tutto il mondo sta festeggiando, grazie. Bene, allora buon anno, buon 2014 cari amici, e prima di tutto devo fare gli auguri alla signora Ucci, noi la chiamiamo Ucci, è la signora del tabacchino di via Mazzini, una persona veramente vicina alle persone deboli, una cosa veramente strepitosa, sempre pronta, sempre disponibile, lei lavora all'INSE, è una persona che c'è da fare un monumento, veramente, c'è da dire, sempre vicina, sempre gli chiedi una cosa, gli chiedi qualsiasi cosa e aiuta tutti, è veramente da fare un monumento. Poi saluto anche il direttore Adelchi, perché ogni giorno qualcuno dà delle cavolate e si prende le varie premiazioni, invece c'è un personaggio come un direttore Adelchi che lui va dappertutto, tu lo incontri dappertutto, quando gli fai non so la richiesta di pensione o qualsiasi cosa del genere, lui non è che sta lì, lui va in giro per gli uffici destra e sinistra, di qua e di là. Bene, allora noi gli facciamo tanti auguri anche a quel personaggio lì, al direttore Adelchi dell'ACI. Poi saluto anche la signora Licia. E poi saluto la signora Sandra della provincia, disponibile, veramente una persona in gamba. E poi l'ufficio amministrazione ragioneria in alto del comune di Gorizia, e faccio veramente tanti auguri a tutti. E allora andiamo veramente adesso con questi fuochi d'artificio, hanno durato 30 minuti, scusate, mi tremavano le mani in modo pazzesco. Bene, allora cari amici, io voglio salutare anche tutte le persone che sono a casa, che non sono potute uscire, persone che praticamente prendevano 1.200.000 lire di pensione al mese e oggi sono ridotte a prendere 600 euro. Una volta dicevi che pensione, no? E oggigiorno tu gli dici quanto prendi? 600 euro. Che cavolo fai con 600 euro al mese, diciamo, no? E invece hanno aumentato l'acqua, aumentato la luce, le immondizie, le scovazze, come che dice siamo sempre dentro con le mani in casa che abbiamo solo scovazze, alla fine no, solo immondizie, e alla fine hanno aumentato tutto, hanno aumentato il canone della TV, hanno aumentato tutto praticamente, però le pensioni e tutto il resto sono rimasti quelli che sono, adesso aumenta il caffè, aumenta la benzina, aumenta tutto, però i soldi restano sempre quelli, per forza che noi moriamo. Poi si paga più tasse che quello che guadagni naturalmente, no? Allora tu paghi più lo Stato, paghi tutto il resto e praticamente tu lavori per niente. Poi questi politici hanno le loro fondazioni, ogni politico ha la sua fondazione, ma dove siamo arrivati? Praticamente loro prendono i contributi dallo Stato, questi si fanno la loro fondazione e alla fine non pagano una lira, il debole deve pagare e questo non paga un cavolo, si dice in gergo italiano, no? Bene, allora questo non è giusto, non è una giustizia questa qua, no?
vedete pure adesso Gorizia, sta morendo con calma, sta morendo con calma, sta chiudendo una marea di negozi, ma questi se ne frega un cavolo naturalmente, no? Vedremo come ti andrà l'andazzo, io sono speranzoso, il 2014 speriamo che sia un'annata veramente special, no? Che questi politici che pensi un secondino, perché veramente è impossibile questa storia, eh? Bene, allora andiamo avanti, qua c'è, siamo al Capodanno di Gorizia, 2014, un pienone stratosferico, devo dire, perché io ne ho filmati tantissimi e devo dire che quest'anno è stato veramente un successone, veramente un successione. Il complesso ha dato l'anima, ha suonato molto bene, i fuochi d'artificio sono stati veramente favolosi. Saluto il prefetto di Gorizia che ci ha lasciato, un peccato, poteva rimanere qua fino alla pigione, allora, no? Stia qua fino alla pigione, cosa la va a Treviso, stia qua a Gorizia, ottimo. Bene, salutiamo questi amici, eccoci qua, e diciamo, ecco qua, questo grande ballo, questa grande festa, tutti uniti, tutti amici. Poi ho notato anche poca gente con quella del bere, ho notato, veramente, non so che ci vedeva tanto queste bottiglie, eh. Bene, ascoltiamo la musica. Saluto anche Roberto Semoli, che mi ha fotografato prima, ci siamo fotografati, ecco, saluto anche Roberto Semoli. Bene, allora andiamo avanti, eccoci qua, siamo quasi alle fasi di conclusione, cari amici, sono le 6:47, penso che sono anche stanco, eh. Saluto questa dolcezza con queste luci, saluto anche queste amiche, eccole qua, veramente insieme per questo Capodanno, adesso siamo sotto il tendone, allora voglio dire praticamente, ricordatevi che Gorizia TV c'ha 400.000 visitatori in tutto il mondo, il sito si chiama goriziatv.it, lì potete vedere quello che volete. Saluto le tre dell'Apocalisse, eccole lì, una gemelli, una dell'Acquario e una dello Scorpione. Bene, allora andiamo avanti, siamo alle fasi di conclusione, cari amici, sono anche un po' veramente cotto. Bene, comunque, ecco qua, chiudiamo con questa grande festa, con questo grande Capodanno di Gorizia, spero di non avervi dimenticato proprio niente. Saluto anche il mio grande generale, saluto mia figlia, saluto tantissima gente, saluto il grande Cesare, il grande speaker che ci dà una mano e tutti quelli che sono vicini a Gorizia TV. Buon anno, buon 2014, cari amici, noi siamo in fase di cambiamento, finalmente abbiamo le chiavi, siamo in via Ascoli e veramente adesso dobbiamo spostare tutto, sarà veramente una grana comunque, ma comunque dai, ci spostiamo. Bene, allora cari amici, il Capodanno è il programma di Gorizia TV come primo anno, come prima andata, che sarebbe il 2, e saluto anche mio figlio, che fa il compleanno il giorno 2, proprio quando che va in onda il programma, il giorno 2-1, eccolo lì, facciamo tanti auguri di buon compleanno al grande amico che è a Goro. Bene, allora il programma è finito, cari amici, tanti auguri di buon anno e ci vediamo alle prossime puntate.